Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di Riyad Mahrez Ford in forma. Quarta versione in forma per il giocatore algerino del Leicester, probabilmente il miglior giocatore della Premier League di quest'anno, protagonista in questo Leicester delle meraviglie che sta lentamente procedendo verso, speriamo, un titolo insperatissimo e veramente spettacolare. Dunque, questo giocatore ha avuto già 4 versioni in forma, era partito dal 73 argento raro, è arrivato al 76 oro raro nell'upgrade, questa carta 82, sempre rimasto ED, quindi AD, mai avuto un cambio di posizione, peccato, e poi scopriremo perché, ed è un giocatore secondo me veramente veramente forte, che però ha qualche contro, qualche cosina tipica delle ali. Tipica dei giocatori che giocano sugli esterni e che andremo ad analizzare. Innanzitutto cominciamo dalla velocità, che è assolutamente un pro, 86 sulla carta con 84 di accelerazione, 86 di velocità scatto. La velocità è veramente buona, secondo me arriva quasi a 90, si sente quasi un 90 in game, cioè se vi parte in campo aperto è veramente veramente infermabile, ecco, cioè non è proprio un giocatore da 90-94 di velocità, però quando parte con questo suo andamento poi non è neanche così scarso fisicamente, è difficile da fermare. Inoltre ha un ottimo, e qui lo inserisco anche fra le cose che riguardano la velocità, ha veramente un ottimo valore di equilibrio, che in realtà il valore è normale, 86 di equilibrio, che lo rende quasi difficile da mettere giù nei contrasti quando sta correndo, cioè quando parte in velocità è difficile che con un contrasto, con una spintonata, lui cada a terra. Lui continua, poi comincia a dribblare, poi entra subito nel dunque, il 95 di agilità, quel valore incredibile che lui ha, e di conseguenza è veramente difficile da fermare. Un giocatore quindi molto veloce, soprattutto molto agile, che ha un gran bel dribbling, 4 stelle skill tra l'altro, 88 di dribbling con appunto 91 di dribbling sulle statistiche in game, quindi un giocatore veramente un triplomane vero, e 81 di controllo palla, che non è assai, non è molto, ma è abbastanza, quindi è un valore che ci può stare per un ala. Quindi veloce, dribblatore, come tiro stiamo messi bene pure, perché ha un 88 di potenza tiro, quindi quando arrivate davanti alla porta potete decidere di tirare di potenza, potete anche decidere di tirare a giro, che è una delle sue specialità, 88 di effetto, soprattutto se fate questa azione che io riproporrò spesso durante la review, che è quella che vi verrà più naturale, diciamo l'azione alla Robben, e correre sulla destra, poi cercare il dribbling nello stretto grazie alla sua grande agilità e poi tirare di sinistro a giro sul secondo palo. Però potete anche tirare sul primo palo di potenza col destro, perché ha pure 4 stelle piede debole, quindi è un giocatore abbastanza completo, non è proprio noiosissimo, non è uno di quelle ali che vi sanno fare solo una cosa e ve la fanno. Tra l'altro ha un gran tiro dalla distanza, 84, però ha la caratteristica, ecco, di tirare benissimo dalla distanza, e quindi potete provare anche diverse soluzioni. Come passaggi siamo con un 90 di visione, 81 di cross, 80 di precisione nei calci piazzati, 87 di passaggi corti e 73 di passaggi lunghi. Dunque, i passaggi purtroppo non li ho notati benissimo, perché è un giocatore che vi porta ad essere veramente egoisti, perché avete Mahrez, l'avete comprato, ci avete speso un po', quindi vi va di fare il gol sensazionale, vi va di fare la finta, vi va di fare il cost to cost, e quindi a volte strafate. E invece con lui, se si comincia a giocare, si comincia a giocare di squadra, lui si fa notare lo stesso, però in una maniera più completa, diciamo. Io nelle prime partite cercavo a tutti i costi di giocare con lui, di mettergliela sul sinistro, di farlo tirare da ovunque, e il mio avversario a lungo andare capiva il giochino. Invece quando si fa integrare dentro una squadra diventa veramente devastante, soprattutto nei contropiedi. Gli aspetti negativi quali sono?
L'aspetto negativo secondo me è la forza fisica 68, però diciamo molte volte cade, molte volte nei contrasti cade giù, anche se ho detto la cosa dell'equilibrio, anche se ho detto la cosa della velocità, soprattutto nello stretto quando avete palla, siete in possesso palla, siete con la squadra che è proprio a ridosso dell'area avversaria e quindi state giocando offensivamente, è molto difficile che lui proprio vada di potenza. Ecco, dovete utilizzare soprattutto gli scambi e soprattutto l'agilità. Quindi la forza fisica è una cosa negativa che però ci può stare. Sfido a voi a trovarmi un giocatore con un'ala con una forza fisica elevata. E poi, secondo me, la finalizzazione. 81 sulle statistiche in game, però alla fine sbaglia molte volte e molte volte prende il palo. Purtroppo è così, sbaglia e prende molti pali. Certo, poi i gol comunque me li ha fatti, li avete visti. Non è neanche rigorista nella mia squadra, quindi ha fatto tutti i gol di azione. Quindi secondo me sì, l'ho inserito, però non è una cosa che è insopportabile, ecco, per un'ala avere una finalizzazione, diciamo, scarsetta. Gli ho dato un 8,5 finale, velocità, accelerazione, tiri, agilità, dribbling, equilibrio sono i suoi pro, i suoi contro sono forza fisica e finalizzazione. Secondo me è un giocatore che a 100.000 crediti, una versione Ford in forma, quarta versione in forma, ci potrebbe anche stare se avete questo budget. Però considerate che fra un mesetto uscirà la versione TOTS, è praticamente sicuro. Quindi non lo so fino a quando investire su questa versione sia così azzeccato. Eventualmente, se proprio volete provare Marez, potete prendere la versione TIF, la versione 81, che adesso sta a 56, 60, 56, 58, 60.000 crediti, insomma, per PlayStation 4 parlo, e secondo me è un prezzo stracciato perché non cambia moltissimo, non c'è molta differenza fra le due versioni ed è divertente uguale. Quindi, giocatore promosso a pieni voti, giocatore veramente forte. Certo, ci sono anche delle ali che costano di meno e rendono abbastanza bene, però se volete provarlo, ne vale veramente la pena. Io ringrazio moltissimo Tao che ci ha prestato l'account con Marez e vi ringrazio per l'attenzione datami finora. Ci vediamo nei prossimi video. Bella a tutti, da bene.